Questa mattina presso la scuola della Polizia di Stato per il controllo del territorio di Pescara, alla presenza delle massime autorità cittadine, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sala regia dedicata all'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, medaglia d'oro al valor civile. L'agente della Polizia Emanuela Loi, in servizio di scorta del giudice Borsellino, rimase vittima con il magistrato ed i colleghi nell'attentato di Via D'Amelio che il 19 luglio del 1992 insanguinò Palermo e segnò per sempre il paese. È una giornata storica perché la scuola del controllo del territorio si evolve con questa nuova sala di regia verso il futuro, ma non c'è futuro senza memoria e la memoria viene da questi eroi che hanno dato l'esempio ormai 30 anni fa, perdendo la vita come Emanuela che ha solo 24 anni, senza aver deciso da ragazzino di fare il poliziotto perché voleva fare l'insegnante, però poi si è appassionata a questo lavoro e ha dato la propria vita per questa amministrazione. Quindi il futuro si persegue con delle radici solide, guardando al passato e guardando ai nostri eroi. Una intitolazione importante in una scuola, la scuola di controllo del territorio di Pescara, che è una delle eccellenze della Polizia di Stato, non solo nella nostra regione ovviamente. No, questa è la scuola controllo del territorio che istruisce tutti i poliziotti delle volanti di tutta Italia. Quindi da tutta Italia, isole comprese, vengono qui a Pescara a formarsi. Quindi è una struttura d'eccellenza, è una struttura unica sul territorio nazionale che ha questo compito.